io... Vai, inizia a partire, 28, Luca. Dove parto? Dove, che ne so, per Pescara, se continui così. 25, 22 secondi, vai Luca, 20. Sai, purtroppo... Ma devi andare, Luca, devi che, andare ora, 18, Luca. Ma non ci interessa, Luca. E lo so, ma... Luca, 12 secondi. Vai Luca, dall'alto. Non so se credi... Guarda il telefono, vai sopra, inquadratemi bene la porta. Luca! In aiuto, ma vai, via, è la tua porta, Luca! Lo so, fai spostare non... dalla camera! Non potevo, dai! Luca! Luca! Non... Ci sono! E non potevo, davvero non mi potevo muovere, ragazzi, cioè ero completamente bloccato. Alle ore 20 di questa sera si è chiusa anche la sessione invernale del calcio mercato e il collega pescherese Luca Cilli non è riuscito a chiudere la porta. Buonasera dallo studio centrale di TV6, benvenuti a un nuovo numero di replay. Dunque anche questa edizione del mercato è terminato. Il Pescara con il presidente Sebastiani ed il direttore sportivo Matteassi rappresenta lo Sheraton di Milano. Ufficializzati gli acquisti dell'attaccante Cernigoi dal Seregno e del centrocampista del Vicenza Pontisso, invece le partenze di Galano al Bari, di De Marchi al Sud Tirol e di Bolcic alla Pistoiese. Questi temi della serata, vi diciamo subito che da Milano sono arrivati diversi contributi e filmati dallo Sheraton di Milano. Saluto nello studio 2 qui Andrea Costantini, buonasera, buonasera. Andrea, poi buonasera. Ti coinvolgerò perché abbiamo tanti argomenti, abbiamo tanti ospiti collegati in questo studio virtuale. Vedete alle mie spalle proprio le immagini di Sebastiani e Matteassi presenti al calciomercato. Abbiamo tanti collegamenti, dobbiamo andare di fretta. Iniziamo subito con l'intervista che è stata registrata con il presidente del Pescara Sebastiani proprio in uno studio televisivo di Sport Italia nel pomeriggio, dove ha ufficializzato appunto gli acquisti di Cernigoi e Pontisso, e poi a microfoni di Pedula e Cricitello ha parlato anche di altre situazioni. Poi l'avremo anche in diretta collegato con noi, sta tornando da Milano, ma prima la registrazione con il presidente Sebastiani. Senta presidente, avete preso Cernigoi, è un mercato che può darvi un po' la svolta in questo mercato di riparazione? Abbiamo preso Cernigoi e Pontisso. Pontisso, sì. Erano i giocatori che ci servivano, perché a centrocampo siamo così, siamo a posto, giocando a due abbiamo la possibilità di far rifiatare un po' tutti, perché ci saranno diverse partite già mercoledì la prossima, sabato prossimo giocheremo ancora, quindi era giusto fare un altro giocatore lì, e là davanti c'è Ferrari che sta facendo benissimo, abbiamo il nostro Blanuta 2002 che è molto molto promettente e ci serviva un altro per numero, visto che De Marchi voleva andare a giocare di più. Avete fatto così, Alfredo, fai la domanda, poi ne faccio una. No, io volevo chiedergli una cosa di carattere generale, ma si può dire che il tuo Pescara insigne Verratti Immobile, non ti dico se è stato il più bello dal punto di vista spettacolare per le emozioni che ti ha dato, ma non poi per le situazioni di mercato? Io mi ricordo quelle notti di Verratti al PSG, mi ricordo Insigne, mi ricordo Immobile all'ultimo minuto, le operazioni che hai fatto di grande soddisfazione, ma intendo dire a livello di resa tecnica. Io ricordo poche squadre di Serie B giocare con quel modo, con quel gusto, con quello spettacolo continuo senza soluzione di continuità. Andiamo indietro sicuramente di 12-13 anni, io credo che in Serie B una squadra come il Pescara di Zeman non ci sia stata e non c'è ancora oggi. È stato un anno particolarmente felice per tutti, poi ci sono stati anche dei momenti di tristezza unica, perché non ci dimentichiamo la morte di Morosini, la morte del proprio Franco Mancini prima di un allenamento, tante problematiche in quell'anno, però sicuramente dal punto di vista sportivo credo che sia irripetibile. Pescara in quell'anno era una squadra di Serie B che andava in giro per il mondo, nel senso che venivano giornalisti da tutte le parti del mondo a seguire il Pescara, quel Pescara lì, quindi è stato un anno irripetibile secondo me. Anche se poi noi abbiamo fatto un'altra stagione molto bene con Oddo quando vincemmo il campionato in quell'anno lì, ma sicuramente l'anno di Zeman è stato irripetibile. Che ne pensa di Verratti? Secondo lei ha fatto la carriera che meritava, poteva a un certo punto svoltare in maniera diversa, sta facendo cose pazzesche, però... Io credo che lui si sia ritagliato il posto suo nel PSG, sta benissimo.
È un peccato non averlo mai visto in Italia, un giocatore così che non ha mai esordito in Serie A italiana, sicuramente è un peccato, però sicuramente lui sta facendo la carriera che merita, sta ad altissimi livelli oramai da 10 anni e quindi credo che finirà la sua carriera lì. Perché no, anche perché guadagna 17 milioni l'anno. Un po' difficile che qualcun altro possa dare questi soldi, soprattutto in Italia. 17 all'anno mi sembra che ormai non lo rivediamo più. Una curiosità su Lorenzo Insigne, che lei ha cresciuto calcisticamente, se l'è goduto, adesso se ne va. Ha fatto la scelta giusta secondo lei? Purtroppo di fronte a quelle cifre, dicevamo adesso di Verratti, è difficile trovare una soluzione ad un'offerta di quel tipo lì. Credo che il Napoli abbia fatto la sua di offerta, ma tenendo conto di tutta una serie di problematiche, nonché le ultime problematiche date dalla pandemia. Quindi Lorenzo ha fatto la sua scelta di vita, che chiaramente a quell'età ci sta, quindi io non lo condanno assolutamente, così come non condanno il Napoli per non essere andato dietro all'offerta che aveva Insigne. Poi tra poco daremo anche tutte le altre notizie di mercato, perché naturalmente vedete le ultime ore, vedete il nostro crawl pieno di notizie, vedete il counter grazie al nostro ottimo lavoro di ragazzi sia in interna che in esterna per il gruppo squadra di Sport Italia. Ma Presidente Sebastiani, una domanda da Presidente del Pescara, che ha visto la A, la B e la C, sinceramente è un sistema che non funziona, la Serie C economicamente non può andare avanti così, si parla tanto di riforme, la Vezzali che comunque si arrabbia, la federazione che potrebbe commissariare la Lega di Serie A, non ne veniamo a capo, però è oggettivamente un gioco a perdere e così non si può andare avanti. Sicuramente non è solo la C, sì, sì. Ma dicevi giustamente tu, è il calcio italiano che deve resettare, deve premere reset e ricominciare, perché poi è chiaro, vogliamo chiedere gli aiuti, però se poi vediamo i numeri degli ultimi giorni, è chiaro che siamo poco credibili nel chiedere gli aiuti. Però non tutte le società hanno la possibilità di fare quegli acquisti, quindi ci sono tante società che soffrono ed è giusto aiutare il calcio, perché comunque è una delle aziende più importanti italiane. Poi è chiaro che bisogna mettere anche dei paletti, perché se tu li aiuti oggi e poi domani ricominciamo da capo, prima o poi andiamo a schiantarci contro qualche muro. Oggi il calcio italiano, io credo che per una bella percentuale, superiore al 50%, è un calcio che è praticamente fallito e non ancora se ne accorge. Non parlando dei conti del Pescara, ma in carattere generico di tutta la Serie C, i club importanti rischiano di perdere all'anno 6-7 milioni, i club medio importanti 3 o 4, e chi va bene chiude a meno 1 milione? Quelli sono i conti. Perché se vuoi, no, vincere, si ritrova, è una domanda. Se vuoi cercare di vincere un campionato in Serie C, ci vogliono quei soldi là. 7-8 se ne partono. Se vuoi fare un campionato normale, ce ne vorranno 3 o 4. Se vuoi fare un campionato rischioso. Quando mi dicono che fanno i campionati di Serie C con 1 milione, tutto finito, io faccio fatica a crederci, perché comunque sia. Poi è gente che va in giro, deve andare in albergo, deve prendere, certo, pullman, deve fare 1 milione. Credo, no, al che massimo forse 1 milione le squadre secondarie solo per i cartelli, solo per gli ingaggi. Sì, però voglio dire, non si può, sapete meglio di me che non si possono tenere i ragazzi a 1200 euro al mese lontani da casa. Quindi secondo me è praticamente impossibile. Poi magari qualcuno ci riesce, bravi loro. Assolutamente, un po' di minutaggio, un po' di sicuramente di prestiti con le grandi squadre che poi contribuiscono, però non è. Poi non devi avere niente, perché il Pescara solamente di convitto e di centro sportivo spenderà quella cifra ogni anno, quindi difficile. Se, certo che se vuoi fare il calcio solo per mettere insieme 20 giocatori e fargli fare il campionato è un'altra cosa. Allora, questa era l'intervista registrata nel pomeriggio con il presidente Sebastiani, che tra poco avremo in diretta, sta tornando da Milano. Allora, saluto intanto gli ospiti collegati in piattaforma, vedo il collega Paolo Toro, il collega Antonio De Leonardis, Luca Pennese, Riccardo Clinco, buonasera a tutti, e poi subito collegato con noi Daniele Barone di Sky, buonasera Daniele, so che sei tornato a Pescara, avevi una cena di famiglia, però hai fatto questo sacrificio e ti ringrazio doppiamente. Quindi con te avremo qualche minuto, mentre gli altri ospiti resteranno collegati con noi. Allora, Andrea Costantini, in attesa di collegarci con il presidente Sebastiani, vogliamo fare un po' il riassunto, sì, delle operazioni complete del mese di gennaio, comprese quelle di oggi ovviamente. Assolutamente, quindi prego la regia di mettere in sovrimpressione questo quadro riepilogativo. Diciamo subito che non abbiamo inserito delle operazioni tra virgolette
virgolette, minori, ad esempio l'uscita di Sacco che è andato al Bologna, oppure l'arrivo di quest'oggi, il ritorno di Paolo Napoletano il 2002 per la Primavera. Gli arrivi sono 5, gli innesti fatti con Carlo De Rizzo, che è stato il primo in ordine cronologico, poi è arrivato il Baby 2003 spagnolo Lascano dallo US Sans, squadra catalana, poi l'arrivo di Gherardi all'inizio della scorsa settimana, difensore in prestito dal Vicenza. Sempre dal Vicenza è stato l'ultimo innesto quest'oggi, l'ufficialità, è arrivato Pontisso a titolo definitivo, era in scadenza con il Vicenza al prossimo giugno, il Pescara lo ha preso a titolo definitivo. Arriva anche il centravanti Jacopo Cernigoi in prestito con diritto di riscatto dal Seregno, sarà lui sostanzialmente con Blanuta il vice Ferrari. Le partenze sono state tante, nelle ultime ore sono state ratificate queste tre partenze, che sono l'ultimo proprio in ordine cronologico, Michael De Marchi, che ha firmato con il Südtirol in prestito con diritto di riscatto, prestito secco per Miloš Bocic che finisce alla Pistoiese, e poi in un'operazione impostata sabato e ratificata oggi, Cristian Galano torna per la terza volta nella sua carriera al Bari. Le altre operazioni che erano state fatte nei giorni precedenti, la rescissione contrattuale con Mirko Valdifiori, poi Giuseppe Rizzo che è tornato nella sua Messina, è finito lì nello scorso fine settimana, anche debuttato con il Messina, Guido Marilungo che è andato a titolo definitivo tramite la Ternana alla Prosesto, Sanogo che è tornato al Benevento, e Nicolo Radaelli, il terzo portiere del Pescara, che è finito all'Alcione Milano in Serie D. Enrico. Dopo Andrea ci darai ancora più notizie, soprattutto sulle operazioni di oggi. Allora, vorrei partire con Daniele Barone, poi Andrea mi dirà quando si collegherà il presidente Sebastiani. Insomma, Daniele, che ti pare di queste operazioni effettuate soprattutto nelle ultime 48 ore dal Pescara? Soprattutto oggi sono state ratificate le operazioni con Cernigoi del Seregno, che in pratica va a sostituire De Marchi, e questo centrocampista difensivo Pontisso del Vicenza, ma soprattutto le partenze di Galano, De Marchi e Bocic. Che ti pare, Daniele? Ma mi pare un mercato ben riuscito, soprattutto per quelle che erano le intenzioni del Pescara, che ha da subito dichiarato che doveva piazzare un po' di giocatori ritenuti, come dire, in esubero o al di fuori del progetto tecnico, quindi tutti i giocatori indicati nella lista sono andati via, e sotto questo punto di vista direi che il direttore sportivo e il presidente hanno fatto un buon lavoro. Per i giocatori di entrata, alcuni li conosco, altri francamente un po' meno. Conosco Cernigoi, ho visto giocare Pontisso. Bisogna sperare che siano giocatori chiaramente funzionali, intanto che siano giocatori sani, già pronti. Gherardi è già entrato in campo l'altro giorno e quindi ha debuttato, quindi bisogna sperare che intanto stiano bene fisicamente. Poi quanto possano essere maggiormente redditizi rispetto a quelli che sono andati via, questo chiaramente ce lo dirà soltanto il campo, e qui sono andato, mi rendo conto, con una valutazione abbastanza banale. Mi sembra nel complesso, quindi tra uscite ed entrate, un buon mercato, sperando che vadano non ad alterare ma a migliorare evidentemente gli equilibri di una squadra che in queste ultime 7 giornate di campionato un minimo di continuità l'ha ritrovata. Ecco, stiamo vedendo intanto le immagini di oggi allo Sheraton di Milano. Tu conosci bene, mi dicevi, Pontisso del Vicenza, che quest'anno ha disputato anche 14 presenze, è vero, in una squadra in grossa difficoltà e che ieri è tornata la vittoria, però è un elemento sul quale si può contare perché insomma ha giocato fino a poche settimane fa. Sì, no, non che li conosca benissimo, li ho visti giocare in più di un'occasione, sono giocatori normali, nel senso che almeno in Serie B sono giocatori normali, nulla di eccezionale, ma non si poteva chiaramente pretendere che il Pescara arrivasse a delle grandi star, la Serie C tra l'altro non li prevede, però mi sembrano giocatori buoni, sicuramente adatti per questo tipo e di campionato, sperando, ripeto, che siano adatti anche poi per quelle che sono le idee di calcio di Auteri. Sicuramente giocatori su cui fare affidamento. Insomma, sono andati via Valdifiori, Rizzo, Marilungo e Galano. C'erano altri, in pratica operazioni che si devono fare in estate,
meglio tardi che mai. Lo domandi sempre a me, Enrico? Sì, sì, sto collegato con te perché so che ti dobbiamo lasciare, poi darò spazio a tutti gli altri. Sì, lo dicevo prima, sono andati via, quindi ormai erano... Galano non aveva voglia di restare a Pescara sin dalla scorsa estate, questo era abbastanza palese. Valdifiori, su Valdifiori forse andrebbe spesa qualche riflessione in più, forse l'avete già fatto in altre settimane, in altri tuoi studi, in altre trasmissioni. È un ragazzo molto a posto, ha dimostrato grande professionalità, magari qualche chance in più gliel'avrei data. Però se Auteri non lo ha ritenuto adatto alla sua idea di calcio, va bene così. E comunque Valdifiori si è comportato in maniera impeccabile. Marilungo è ormai in una fase chiaramente discendente della sua carriera, purtroppo ci spiace per lui anche a causa dei gravi infortuni che ha avuto in questi ultimi anni. Rizzo, dopo quella scazzottata, direi che è completamente... è caduto in disgrazia anche nella testa dei dirigenti e di Auteri. Quindi direi che tutti i giocatori che con storie diverse, per motivi diversi, dovevano andare via, sono andati via. E allora, sotto questo punto di vista, lo dicevo all'inizio del collegamento, direi che DS e presidente hanno lavorato in maniera più che soddisfacente, secondo me. È d'accordo Totò De Leonardis con queste valutazioni? Ci si poteva aspettare qualcosa in più oppure il Pescara ha fatto il suo? Totò? Non abbiamo l'audio di De Leonardis? Sì, ecco, mi senti? Eccoci. Sì, sì. No, dicevo, sono perfettamente d'accordo. Credo che sia stato fatto il mercato che io speravo che si facesse, cioè in tono minore ma funzionale a quello che dovrebbe essere la gestione di questo gruppo. Alla fine sono usciti fuori quelli che, se tu vi ricordate, qualche mese fa all'inizio del campionato disse probabilmente con 5-6 elementi in meno questa squadra sarebbe più compatta. In effetti era questo il problema. Credo che siano arrivati giocatori che vanno a completare un assetto che in questo momento ha trovato finalmente quella solidità, quell'efficacia che non ha avuto per gran parte dei giorni andati. Io credo che proprio questi arrivi, pochi ma mirati, possano dare... Certo, mi dispiace per De Marchi, perché sinceramente credo che De Marchi comunque avesse uno spessore diverso rispetto magari anche a Cernigoi in questo momento, però chiaramente è stata una scelta probabilmente dettata anche dalla volontà del giocatore che non stava trovando più spazio. Quindi mi auguro che, appunto, Cernigoi, non lo conosco, che abbia questa capacità, questa funzionalità. Ripetendo però che in questo momento la squadra ha trovato questo assetto in cui vanno poi inseriti di volta in volta i giocatori che dovrebbero avere, soprattutto questi ultimi arrivati, una fame diversa, direi, rispetto a quelli che sono andati via. Anch'io ovviamente ripeto quello che ha detto Daniele, e Valdifiori probabilmente avrebbe dovuto avere un trattamento diverso anche in qualche occasione. Tornando a Daniele Barone, già Derisio nella partita precedente con il Montevarchi ha fatto capire che in quel ruolo occorreva un giocatore di tali caratteristiche. Ecco, quello è stato proprio un giocatore funzionale. Adesso tra Derisio e Pontisso anche a metà campo sono maggiori le alternative. Assolutamente sì. Derisio l'avevo visto diverse volte l'anno scorso giocare nel Bari. Non mi aveva mai del tutto impressionato, a dire la verità. Mi era sembrato sempre un giocatore abbastanza lento, abbastanza compassato, pesante anche nel suo essere poco dinamico. Ma ogni stagione, voi mi insegnate, può avere una storia diversa, ogni squadra ha una struttura diversa. Seppure il filo conduttore tra questo Pescara e il Bari dello scorso anno è chiaramente l'allenatore. Le prime impressioni a Pescara, da quel che ho visto e da quel che ho letto, mi sono sembrate molto, molto buone. Quindi bisogna augurarci che il Derisio di Pescara da questo momento in poi sia un Derisio diverso da quello invece che non mi era molto piaciuto l'anno scorso a Bari. Sicuramente in termini numerici e di opzioni, e quindi dando alla rosa la possibilità di essere più profonda, sicuramente aggiungi Pontisso, aggiungi Derisio,
Il reparto mi sembra un reparto adesso completo, fermo restando che dal mio punto di vista Pompetti, pur con ancora qualche pausa legata alla sua età, mi sembra un giocatore imprescindibile. Memushai, anche lui con qualche pausa per motivi diversi, perché ha qualche anno in più di Pompetti, mi sembra un giocatore sul quale si possa ancora, si debba ancora fare affidamento. Ecco che Derisio, Pontis, oltre a Diambò, chiaramente, che ha dei numeri interessanti, danno al Pescara un centrocampo con tanti colori, tutti abbastanza interessanti. Credo che Auteri da questo momento possa veramente avere un reparto variegato e completo. Ecco, stanno arrivando altri contributi da Milano, poi sentiremo anche la gente di Nzita che chiede più spazio, anche se ovviamente per Auteri se lo deve guadagnare durante la settimana un posto, una maglia da titolare. Paolo Toro, quindi ti sembra che siano arrivati giocatori funzionali, più qualità che quantità, soprattutto dopo le partenze dei giocatori che creavano altre problematiche? Sicuramente sì, sicuramente funzionale è il termine, diciamo, più appropriato da utilizzare per quanto riguarda gli acquisti. In fondo sono andati via, come hanno già ben sintetizzato quelli, gli amici che mi hanno preceduto, cioè sono andati via dei giocatori che o erano ai margini o non avevano voglia o non riscuotevano la fiducia dell'allenatore. Sono arrivati dei giocatori invece che sono funzionali, appropriati nei ruoli in cui era necessario, che poi sono un po' tutti, perché è arrivato un difensore, sono arrivati due centrocampisti, quindi voglio dire, è arrivato l'attaccante. Mi dispiace anche a me un po' per l'uscita di De Marchi, che insomma aveva, però se è una scelta personale sua è chiaro che la cessione non è in discussione. Quindi voglio dire, è stato fatto secondo me un mercato abbastanza mirato per quello che si poteva fare, mantenendo i famosi numeri, insomma, che si dovevano, i parametri che si dovevano mantenere. E quindi sicuramente anche per quello che si è visto, diciamo, con l'esordio di Derisio, ci sarà quest'altro centrocampista, Pontis, che potrà dare una mano. Poi c'è sempre Diambò, non ce lo dimentichiamo, che certo, secondo me è meritevole anche lui. Quindi questo mercato è stato positivo sotto questo aspetto, e non dimentichiamoci che è stato anche caratterizzato da una fonte interna, che è l'apertura che è stata mostrata verso alcuni giovani del vivaio che si sono inseriti, si stanno inserendo adeguatamente. Adesso il punto qual è? È che auguriamoci che siano tutti pronti e sani, come ha detto giustamente Daniele, e che l'innesto ovviamente non vada a modificare questa fase estremamente positiva che sta vivendo la squadra. Allora, siccome devo lasciare come promessa a Daniele Barone, sta ritardando un po' il collegamento con il presidente Sebastiani, che sta tornando da Milano. Daniele, voglio chiederti soltanto cosa pensi del rendimento della squadra. 5 vittorie nelle ultime 7 partite, abbandonato ovviamente le speranze di raggiungere Reggiana e Modena, ma può essere un girone di ritorno completamente diverso dall'andata, no? Guarda, io ho un po' di rammarico, il rammarico chiaramente legato al fatto che il Pescara questa continuità l'abbia trovata quando ormai è troppo tardi, temo, per poter lottare per la promozione diretta, perché le due davanti, come ricordavi tu, che tra l'altro si sfideranno nello scontro diretto nel prossimo turno, sono troppo lontane, hanno comunque dimostrato di essere le squadre migliori di questo girone. Al Pescara resta la lotta per le posizioni appena dietro, terzo, quarto posto, speriamo la migliore possibile. Naturalmente il Pescara paga quello stordimento di qualche mese fa, quando Auteri ha cambiato addirittura sistema di gioco, snaturando un po' la sua idea di calcio, ma facendo in buona fede, ritengo, chiaramente anche peggio, perché quel Pescara era veramente una squadra senza anima e senza nessun tipo di attributo. Adesso, tornando al tipo di calcio che Auteri aveva in testa già dall'inizio della stagione, questa squadra ha dato dei risultati. Non vorrei porre un accento critico sul fatto che il Pescara, la maggior parte delle sue vittorie, correggetemi se sbaglio, in questa striscia di 7 risultati l'ha ottenuta contro squadre di bassa classifica.
contro le quali ho visto anche l'ultima partita dell'altro giorno dall'Enrico Rocchi di Viterbo, e poi parliamo, Enrico, di questa emozione che avrei provato nel dire collegate all'Enrico Rocchi. Mi sono sembrate squadre francamente inferiori proprio sotto il profilo tecnico. Il Pescara nel primo tempo la partita l'ha vinta perché aveva più colpi tecnici, più risorse tecniche, oltre che cinismo, oltre che capacità di colpire. Di questa striscia di risultati positivi, anche qui aiutatemi voi, è arrivato un pareggio contro l'Ancona, che è squadra di pari classifica. Le altre vittorie sono arrivate contro squadre di bassa classifica. Il Pescara i suoi esami veri, reali, più concreti li dovrà sostenere quando si ritroverà dinanzi di nuovo contro squadre di quella stessa zona di classifica che adesso occupa. E quelli saranno gli esami decisivi poi per definire la griglia dei playoff. Quindi un po' di rammarico c'è, consapevolezza che il momento resta buono, ma sano realismo, concretezza. Perché le partite vinte sono arrivate contro squadre di bassa classifica. Dal mio punto di vista, in Serie C la differenza di valori è molto evidente tra la parte sinistra e la parte destra della classifica. Siamo pienamente d'accordo, Daniele. Ti ringraziamo per questo intervento, goditi la cena ovviamente. Grazie Enrico, scusaci saluto a per tutti. Questa interruzione, grazie a Daniele Barone. Allora, avviso la regia di cambiare un po' la scaletta, andiamo in pubblicità, così anticipiamo i tempi e poi ci prepariamo al collegamento con il presidente Sebastiani. Riccardo e Luca ovviamente avrete modo di parlare tra qualche minuto. A tra poco. Grazie. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi. Perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu? Cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ore 21:30 minuti, rientriamo in diretta. Come abbiamo anticipato, si è collegato con noi di ritorno da Milano il presidente del Delfino Pescara, Daniele Sebastiani, che ringraziamo. Buonasera presidente. Buonasera Enrico. Allora, un saluto anche dagli altri amici, ovviamente le rubiamo pochi minuti e abbiamo visto oggi nello studio di Sport Italia un brindisi alla calata. Un brindisi a cosa? No, io di solito non bevo, però siccome Criscitiello mi ha detto se bevi alla calata torni in Serie B e tu guarda, dammi la bottiglia e bevo la bottiglia. Ecco, la regia ce la sta proponendo, quindi è stato un brindisi benaugurante, insomma. Speriamo.
Allora, la domanda d'obbligo, tornate a Pescara soddisfatti perché avete raggiunto tutti gli obiettivi, nel finale anche la cessione di De Marchi al Sud Tirolo, oltre a quelle di Galano, di Bocic, l'arrivo di Cernigoi e Pontisso, questa è una giornata di oggi, giocatori funzionali, ne parlavamo prima con Daniele Barone di Sky, più qualità che quantità rispetto ad un mese fa. Sì, ma era per sfoltire un pochettino anche la rosa, per togliere un po' di giocatori che non erano stati impiegati, qualcuno che ci aveva un po' il musetto lungo, quindi per far lavorare anche meglio l'allenatore durante la settimana. Ha sentito l'allenatore, quindi anche lui è soddisfatto? Ma certo, l'allenatore è soddisfatto, l'allenatore vuole giocatori che sono disposti al sacrificio, a lavorare, per il resto poi non è un allenatore di quelli che va dietro ai nomi, non è un allenatore di quelli che si fa tante pippe mentali, cioè lui è uno di quelli che vuole gente disposta a lavorare, è uno che lavora, quindi questi ragazzi sono tutti ragazzi che sono venuti veramente col sorriso sulle labbra e quello è quello che serviva. C'è qualche operazione che è saltata, che volevate fare? Oppure no. Tutto regolare? Noi eravamo proprio, siamo andati su con quest'idea e l'abbiamo portata a termine. Io sono molto soddisfatto, devo dire. Avete respinto delle richieste per i più giovani, non so, per delle monache, per Blanuta? Ma abbiamo, è da un mese che sto respingendo le richieste per i più giovani, perché secondo me quest'anno c'è la possibilità di farli giocare, ho detto sia ai ragazzi che ai procuratori di avere un pochettino di pazienza, perché purtroppo sapete come funziona, che quando arrivano le sirene dei grandi club è difficile mantenere poi le persone, non solo i giocatori, tutti quelli che ci hanno intorno, fare bene fino a giugno e poi a giugno nessuno legherà dei ragazzi se hanno delle proposte interessanti o hanno delle prospettive interessanti con grandi club, però fino a giugno saranno a Pescara e dovranno fare il massimo per loro e per il Pescara. È contento per lei e anche per il giocatore che anche Galano si sia piazzato? Ma certo, sono contento perché purtroppo io personalmente ho provato in tanti modi a spronarlo Galano, non c'è stato nulla da fare, quindi è giusto che sia andato via e speriamo che sia contento pure lui. È arrivato un contributo da Milano, un'intervista con il procuratore di Inzita, Fabrizio Ferrari, dopo la proporremo ovviamente quando non saremo più collegati, dove sostiene che Inzita si trova benissimo a Pescara, trattato bene, però chiede un po' più di spazio, ma giustamente Oteri ha sempre detto lo spazio se lo deve guadagnare con il lavoro settimanale. Ma Zita è un giocatore che è molto apprezzato dal mister, forse anche troppo, perché conoscendo il mister, avendo la possibilità di aver conosciuto il mister in questi mesi, ma anche prima che venisse a Pescara, il mister non è che dà tanto spazio, tanto tempo ai giocatori. Anzita gli ha dato anche di più degli altri, quindi se Anzita si mette nella condizione di allenarsi bene, Anzita credo che sia uno di quelli che ha la maglia prima degli altri, perché è un giocatore che ha delle potenzialità importanti, è stimato dall'allenatore, però ci deve mettere del suo, perché le maglie gratis non le ha nessuna nel Pescara, cioè, chi veste la maglia del Pescara deve sudare. Allora, abbiamo i quattro amici collegati più Andrea Costantino, domande flash perché abbiamo ancora 5 minuti con il Presidente, partiamo da Totò De Leonardis. Totò, vi prego di essere brevi anche al Presidente in modo che accontentiamo un po' tutti. Totò. Sì, salve Presidente. No, niente, io volevo sottolineare, cioè, ho dato una considerazione positiva proprio prima che tu del tuo intervento su questa gestione del mercato, ma soprattutto a me è piaciuto quello che ha preceduto il mercato, cioè l'inserimento nel giro della prima squadra di diversi giovani, secondo me molto importanti. Io credo che proprio soprattutto partendo dai giovani, parlo di Ambò, parlo delle Monache, di Veroli prima, Sorrentino e via dicendo, e Blanuta adesso, credo che questo, secondo me, sia servito già da adesso a riequilibrare un po' una squadra che aveva, a mio avviso, il giornale soprattutto un problema di gestione, al di là delle quelle che erano le qualità dei giocatori.
Che ne pensi? Sono d'accordo, Totò. È proprio quello che noi abbiamo fatto, e la motivazione è proprio questa, cioè quella di togliere chi non era concentrato nel progetto nostro, e togliere quella gente che magari era scontenta del fatto che giocava poco, e togliere quella gente che non è mai stata contenta probabilmente di stare a Pescara, nonostante guadagnasse bei soldini. E quindi, fatto questo, ancora prima portati in prima squadra i giovani che meritano di stare in prima squadra, ce ne sono ancora altri che potrebbero venire su, però un po' alla volta, perché sennò poi diventiamo troppo storpia, quindi bisogna aspettare un pochettino i tempi. Però poi abbiamo operato sul mercato andando a prendere giocatori che erano funzionali per quelli che erano le coppie da fare in ogni reparto. Quindi oggi credo che l'organico del Pescara sia completo, poi se è forte, fortissimo, meno forte lo dirà il campo, però secondo me è una buona squadra che se la può giocare contro tutti. Allora, Luca Pennese, Luca. Sì, intanto saluto il Presidente. Niente, stasera tutti siamo d'accordo sul fatto che il mercato del Pescara va giudicato positivamente, sono state fatte tutte operazioni sulla carta intelligenti, quindi la domanda non c'è, un complimento per quanto fatto oggi, magari il rammarico di aver portato Galano 7 mesi ogni 27 a libro paga. Purtroppo quando tu firmi dei contratti, ho sempre detto, non è che qualcuno ci mette il coltello sotto la gola quando li firmiamo, sono i contratti che fai e ti vanno bene, sono i contratti che magari non ci vanno bene. Galano purtroppo è uno di questi, ma è uno di questi perché probabilmente a un certo punto è arrivato il primo anno, ha fatto molto bene, dopodiché si è spento e non ha riacceso più la luce, quindi che gli dobbiamo fare? Era un giocatore del Pescara, abbiamo tentato in tutti i modi di riportarlo a livelli che gli competono, perché comunque è un giocatore forte, quindi l'unica alternativa era cercare un possibile acquirente. Oggi c'è stato il Bari che ha voluto riportare Galano a Bari, quindi va bene così, va bene per noi, va bene per lui. Paolo Toro, Paolo. Sì, buonasera Daniele, volevo, permesso il fatto ovviamente che siamo concordi sulla positività, diciamo, di come è stato affrontato e come è stato realizzato questo mercato, volevo chiedere due cose. Una, veloce, se avete fatto quest'anno delle verifiche opportune per questi giocatori affinché siano veramente pronti ma soprattutto sani, visto quello che è successo magari in passato. E poi un'altra cosa, in due parole, se ci puoi raccontare la storia di Valdifiori, che mi sembra una storia molto triste per questo giocatore, Tom, anche se è venuto a Pescara, diciamo, alla fine forse o vicino alla fine della carriera, però questo passaggio di Valdifiori a Pescara, in due parole, come ce lo puoi raccontare? Cominciamo da Valdifiori, che facciamo prima. Valdifiori non credo che aveva bisogno di presentazioni, era un giocatore che ha fatto anche la nazionale, quindi voglio dire, un giocatore sicuramente di valore. L'altro anno l'abbiamo preso con la speranza che potesse far bene, e probabilmente non è stato così per tanti motivi, non è che le colpe sono sempre da ricercare da tutte e due le parti. Quest'anno è chiaro che abbiamo, il giocatore si è sempre messo a disposizione, si è allenato bene, è un ragazzo per bene, un ragazzo serio. Poi a un certo punto, se non riesci a convincere il mister delle tue qualità e non ti fa giocare, era giusto arrivare a una separazione. Però credo che lui si sia comportato molto bene con noi e noi ugualmente con lui. Per quanto riguarda, qual è l'altra domanda che mi hai fatto? Giocatori pronti e sani. Giocatori pronti e sani. De Risio, che è arrivato per prima, ha già giocato e l'avete visto tutti. Se non ci fosse stato il Covid avrebbe giocato pure a Viterbo probabilmente. Cernigoi ha giocato fino a domenica la partita contro il Lecco. Pontisso era nella rosa di Vicenza e giocava tranquillamente. Che abbiamo preso ancora? Ierardi aveva fatto 15 presenze col Vicenza.
Cioè, poi sono ragazzi che alla fine, voglio dire, sono tutti giovani, quindi 24-25 anni massimo. Se non stanno bene loro. Allora, Riccardo Klinko. Presidente, buonasera. Sarà una coincidenza, ma da quando avete sposato la linea verde, la linea giovane, sono stati messi fuori squadra quei giocatori che poi sei riuscito a vendere oggi. Il Pescara ha proprio cambiato, la squadra è compatta, gioca bene, fa risultato, c'è più serenità in campo. Quindi quello che tu hai sempre detto, che la linea, che il tuo fiore all'occhiello era il settore giovanile, credo che nelle ultime settimane ti stia dando ragione. Ti volevo chiedere, appunto a livello giovanile, c'era qualche giovane che ti è sfuggito in questa fase di mercato che volevi portare a Pescara? Ma c'erano dei giovani bravi, però noi in quei ruoli ci avevamo anche i nostri bravi, quindi portare altri giovani bravi avendo i tuoi delle due l'una, o giocano i nostri o giocano quelli degli altri, quindi preferisco i giovani nostri. E per quanto riguarda la linea verde, purtroppo noi ci siamo negli anni un pochettino snaturati. D'altronde noi quando abbiamo vinto i campionati li abbiamo vinti sempre con i giovani bravi. È un errore che abbiamo fatto, speriamo di non ripeterlo, perché i giovani poi ti danno sempre qualcosa in più. Andrea dallo studio. Saluto il presidente. Intanto una domanda, un tecnicismo, perché oggi il Bari nel comunicato di Galano ha detto che arriva, il Bari ha affermato così, in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di certe condizioni. Ma e quindi il giocatore, chiedo presidente, ha prolungato col Pescara prima di andare al Bari? Sì, ma come dicevi tu, è un tecnicismo. Ha prolungato, ma c'è un obbligo di riscatto che alla salvezza del Bari, quindi se non si salva il Bari noi non Ok, è chiara la formula. Poi le chiedo che da un lato i giovani stanno dando grandi soddisfazioni, il Pescara ci sta puntando molto, ritengo anche a ragione, però ci sono alcuni giocatori che sono in prestito al Pescara e stanno facendo molto bene. Faccio due nomi, Ferrari che è il capocannoniere e Rauti che sta esplodendo. State pensando, state lavorando in prospettiva futura per una eventuale conferma? Immagino non sarà facile, soprattutto per Rauti che è un giovane che è appunto del Torino. Allora, intanto per Ferrari abbiamo sia un obbligo in caso di un'eventuale promozione, sia un diritto di riscatto, per cui a fine anno abbiamo tutto il tempo per capire quello che vogliamo fare. Per quanto riguarda Rauti, no, perché comunque è un giovane di proprietà del Torino, una squadra importante, e quindi un giocatore che se farà bene e magari tu il prossimo anno hai la fortuna di stare in una categoria diversa, magari potrà anche rimanere. Diversamente, se farà bene, Rauti farà un passo avanti come giusto che sia, e quindi però adesso pensiamo a fare bene noi, dopo pensiamo a Rauti, Ferrari e tutto il resto. Per chiudere, presidente, questo 2022 è iniziato sotto una buona stella, due vittorie consecutive, buone operazioni di mercato, una probabile fumata bianca, quindi chi ha fumato bianco? Parliamo ovviamente delle vicende societarie, potrebbe esserci, usiamo il condizionale. Insomma, ma io mi auguro che ci sia il prima possibile, perché comunque sia significherebbe rafforzare la società o con me dentro o senza me dentro, ma sicuramente farla più forte, e quindi ci sarebbe una maggiore tranquillità per il futuro, perché poi fare calcio oggi non è facile, non è semplice. Quindi se arriva qualcuno che ha più possibilità, sicuramente è meglio per il Pescara, per la città, per tutti. Buon viaggio di ritorno, presidente, grazie per il contributo che ci ha dato, buona serata a tutti gli amici, grazie e buon viaggio. Bene, ancora grazie a voi. Allora, andiamo in pubblicità, perché prima abbiamo interrotto la fascia e poi torneremo con i nostri ospiti, a tra poco. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:50, sempre dallo studio centrale di TV6, sono rimasti collegati con noi Paolo Toro, Riccardo Crinco, Luca Penese, Antonio Leonardi, poi avremo altri ospiti. Allora, finora avete parlato poco perché abbiamo lasciato spazio a tutti i servizi, ne abbiamo un altro tra poco, il procuratore di Inzita. Insomma, questo mercato di gennaio cambia, quanto cambia il volto del Pescara? Un Pescara che sta convincendo, almeno a livello di risultati, è vero quello che diceva Daniele Barone, però è atteso a test più impegnativi. Quindi Luca, riparto da te, quest'anno è iniziato bene, Auteri già da dicembre sembra aver trovato la quadra, paga anche degli errori fatti nel mercato estivo da Matteassi, come gli arrivi di Marilungo, di Rizzo, dello stesso De Marchi, che non hanno convinto in pieno. Sì, c'erano troppi uomini in alcuni reparti e pochi in altri, poco funzionario al gioco di mister Auteri. Secondo me in questo mercato è stato fatto quello che andava fatto, è stato riequilibrato l'organico a disposizione del mister con giocatori sulla carta funzionale, poi ovviamente sarà il campo a dire quanto è migliorato il Pescara. Sono d'accordo con la valutazione del fatto che non bisogna entusiasmarsi per le 5 vittorie delle ultime 7 partite. Non ci dimentichiamo che anche a settembre, tra agosto e settembre, Pescara aveva vinto 4 partite su 5 nelle prime 5 giornate contro squadre definiamole modeste come quelle delle ultime settimane. All'andata Auteri non ha approfittato di quel mese tra virgolette morbido per sfruttarlo, per crescere e sfruttarlo nelle settimane seguenti. L'auspicio che invece oggi abbia le idee chiare su quello che deve fare per migliorare la posizione in classifica. Secondo me le condizioni in questo momento ci sono. Tornando a quanto detto finora in trasmissione, sono d'accordo su tutto. L'unica valutazione che non mi trova d'accordo è quella che è sul fatto che Memushai possa ancora essere utile a questa squadra. Secondo me Memushai farà molta panchina da quel termine della stagione. Soprattutto dopo l'arrivo anche di Pontisso dalla Vicenza. Di Pontisso me ne hanno parlato, non so se può essere una nota interessante, me ne hanno parlato molto bene, io non lo conosco e mi hanno tessuto le sue lodi colleghi di Vicenza. Paolo Toro, quindi andiamo incontro diciamo ad un girone di ritorno più concreto, dove ci siamo già leccati le ferite nel girone di andata, insomma il peggio è passato e quindi possiamo vedere con più ottimismo questa seconda fase del torneo e prepararci a dei playoff con un taglio più autoritario. Sì, guarda, indubbiamente adesso il punto qual è? Quello di non perdere questo passo che ha preso la squadra, ma soprattutto di arrivare ai playoff nel momento migliore, diciamo, dello stato di forma. E quindi, perché ho fatto, prima avevo visto un po' di conti, cioè mantenendo questa media punti si arriverebbe a circa 66 punti a fine campionato, che sarebbe una buona quota per i playoff, però dobbiamo arrivare a quell'appuntamento in quell'altro torneo decisivo con una squadra ancora viva, anzi al massimo
massimo della forma. Finora il Pescara, dalla statistica, ha avuto lo stesso rendimento in casa e fuori casa: 5 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte in casa, 5 vittorie, 4 pareggi. Quindi è soprattutto è mancato in questa prima fase chiaramente il fattore casa. Quei famosi 4 pareggi contro squadre di spesa, Roterme, cioè squadre abbordabili, che se si fossero trasformati in vittorie, chiaramente non avremmo il passo di Reggiana e del Modena sicuramente, ma comunque ci saremmo molto più vicini. E c'è stato questo sfasamento, pare che adesso la squadra abbia ritrovato un assetto tecnico adeguato e anche forse gli stimoli adeguati. Dobbiamo augurarci che l'innesto di questi elementi sicuramente positivi e funzionali al gioco della squadra non sia, come dire, traumatizzante, ma anzi vada a corroborare ancora di più la qualità del gruppo di Auteri, e che quindi per questa via possa continuare, diciamo, a fare crescere, perché adesso nelle prossime 2 settimane, mi sembra fino al 17 febbraio, ci sono credo 5 partite da giocare, sì, tra cui quella anche in trasferta con la Reggiana. Però già le prime 2 di sabato e di giovedì prossimo, no, di mercoledì e di domenica, insomma le prime 2, già queste con Carrarese e Gubbio dovrebbe essere sfruttato il fattore campo, ovviamente, perché sennò l'importante è procedere di questo passo, ma comunque arrivare ai playoff con uno stato di forma veramente ottimale per quel torneo che inizia in quella fase, insomma, questo è il punto. Allora, Andrea Costantini, intanto notizie sul posticipo di questa sera di Serie C e poi qualche nota in più sia su Cernigoia sia su Pontisa, poi parliamo di calcio giocato. Intanto il posticipo sta andando male per il Foggia di Zeman, che è sotto di 2 gol, 2-0 il vantaggio della Juve Stabia, si gioca al Mente di Castellammare, autogol di Pasquale e poi un gol di Stoppa per le Vespe, un Foggia sicuramente giù di tono, quello che sta giocando in terra campana. Poi sugli arrivi, Cernigoi è l'attaccante che è stato chiamato per essere il vice Ferrari, si alternerà in questo ruolo con il baby della primavera Vladislav Blanuta, arriva dal Seregno in prestito con diritto di riscatto, è un centravanti di stazza, è un centravanti piuttosto tecnico, rispetto a Ferrari ha una minore capacità di attaccare lo spazio, di attaccare la profondità, però ad esempio Spalle alla porta è un giocatore che sa farsi valere, ha un discreto fiuto del gol, ha giocato anche a San Benedetto del Tronto, è cresciuto nelle giovanili del Milan, è stato allenato da Filippo Inzaghi in quella circostanza. Per quanto riguarda Pontisso è un giocatore che è stato un po' limitato da qualche acciacco nelle ultime stagioni, ma su di lui si è sempre detto bene, un centrocampista difensivo, è un centrocampista che può giocare nel modulo di Auteri, affiancando magari un giocatore più di qualità come può essere Pompetti, può essere anche una valida alternativa per Derisio, o magari può anche prendere un posto a titolare, perché è un ragazzo di cui si è detto bene in passato, un ragazzo di 25 anni, Cernigoi invece ha compiuto poco fa 27 anni, ai primi di gennaio, eccolo qui Jacopo Cernigoi. Bene. Saluto intanto un volto molto conosciuto a Pescara e non solo, il direttore sportivo Vincenzo Minguzzi. Buonasera Mingo, ben ritrovato, ben rivisto, come stai? Ciao Enrico, bene, buonasera a tutti. Allora, Minguzzi è un ex Pescara e un ex Viterbese, squadra affrontata ieri dal Pescara, è un ex Carrarese, squadra che arriverà mercoledì all'Adriatico, quindi... Non diciamo sei che proprio squadra. un ex di queste squadre, quindi ti porto il saluto anche da parte degli altri amici, quindi con te vorremmo parlare più di calcio giocato, anche se d'obbligo la domanda su quest'ultima giornata di calcio mercato, un mercato che sembrava spento e invece si è ravvivato nelle ultime 2 giornate un po' per tutti, un mercato vivo rispetto agli altri anni, è così secondo te? Sì, quest'anno fra l'altro il mese di gennaio propone un sacco di partite, quindi il mercato di gennaio per alcuni secondo me farà un sacco di danni, perché mettere subito tanti giocatori nuovi di fronte a tante partite ravvicinate per qualche squadra secondo me sarà un boomerang.
E chi ha fatto di meno, secondo me, è più avvantaggiato. Quindi chi ha corretto qualcosa, chi ha messo dentro qualche giocatore per completare la rosa, ma chi ha dovuto rifare mezza squadra, come tante squadre in difficoltà, secondo me potrebbe essere un problema, perché li voglio vedere da domani giocare ogni tre giorni con una squadra da riassemblare. Stavo guardando il Foggia stasera, che giocava con quattro nuovi nel primo tempo, preso due gol di Vestavia, e è stata un po' travolta, perché poi dopo mettere in campo giocatori nuovi, soprattutto quando gli chiedi delle cose dal punto di vista tattico, diventa un problema. Pescara da questo punto di vista ha fatto soltanto delle piccole correzioni, quindi non avrà grandi problemi. E infatti volevo proprio chiedere a Totò, il discorso non riguarda molto il Pescara, perché anzi si è liberato di diversi giocatori e sono arrivate quelle pedine essenziali e funzionali. Ecco, proprio questo criterio può dare un voto positivo alle operazioni di queste ore, Totò? Ma sì, sulla carta sicuramente, però il problema, secondo me, il nocciolo della questione è sempre nella gestione di Auteri. È l'allenatore che determina poi questo tipo di squadra. Cioè, e noi ci giriamo intorno. La gestione del giorno d'andata è stata fallimentare. Da quindi parte adesso è facilitato perché ha meno giocatori anche. Secondo me sì, anche perché anche quello che ha fatto nelle ultime settimane prima del mercato, cioè questo spazio ai giovani, questa linea verde, cioè, credo che sia maturato, cioè, certo, rispetto alla fase d'andare, che poi è stata determinante per il fatto di dover recitare un ruolo secondario, perché è chiaro che la gestione del giorno d'andata è stata quella che ha fatto fallire questo molto prima, in largo anticipo, questa possibilità di lottare per la promozione diretta. Però è chiaro che adesso, se l'allenatore, come insomma mi sembra che abbia dimostrato in queste tre ultime partite fatte, ha trovato un altro modo di gestire la squadra, facendo anche tesoro anche di queste partenze, che è fuori di dubbio che insomma chi è andato via erano i corpi estranei, Galano, Marilungo, lo stesso purtroppo Valdifiori, eccetera, che hanno sicuramente hanno aggravato. Da una parte, a mio avviso, era un organico difficile da gestire, e dall'altra c'era l'allenatore che non l'ha saputo gestire, insomma, voglio dire. Okay. Credo che, ecco, vorrei tornare a Minguzzi, perché il Pescara ieri ha vinto a Viterbo, primo tempo 3-0, lui conosce molto bene la piazza di Viterbo e molti sostengono, però non ci si può illudere, perché queste sono squadre più deboli sulla carta. Intanto la Viterbese ha effettuato un doppio mercato, in estate ha investito e anche nell'ultima sessione ha cambiato diversi elementi. Cioè, Vincenzo, vorrei capire, è una squadra che può dare un peso realistico sui miglioramenti del Pescara, oppure la possiamo considerare la classica Cenerentola, la classica squadra da non prendere in considerazione? Il timore che avevo era un po' quello che ho detto prima, anche la Viterbese ha cambiato tantissimo. E poi rimetterli a posto, ieri sono stati fragilissimi, nel giro di pochi minuti hanno preso tre gol, il primo gol fra l'altro con un cross di Rasi bello preciso, però insomma il portiere sta dentro la porta e diciamo lì un portiere un po' sveglio, quel pallone lo va a prendere, e era difficile per i difensori perché il cross di Rasi era micidiale, però è vicinissimo alla riga di porta, il portiere lì deve intervenire. Il fatto di sbloccarla subito, dopo con facilità hanno vinto la partita, pensavo una resistenza più importante da parte di una squadra che, ripeto, ha investito tanto in estate e sta continuando a spendere un sacco di soldi per avere una squadra, una difesa fragilissima, ho preso la marea di gol, per cui direi che quando adesso il Pescara dovrà trovare, quando comincerà a giocare con le prime della classifica, cercheremo di capire se avrà messo su una squadra competitiva per il secondo campionato che andrà a iniziare dopo, perché sarà un altro campionato vero e proprio, quello dei playoff. Delle squadre. Quindi secondo te, Vincenzo, queste 5 vittorie nelle ultime 7 partite sì, rappresentano sicuramente un nuovo ciclo, però hanno bisogno queste vittorie di controprove maggiori, no? Un segnale forte l'ha dato, sicuramente si è rinforzato con le cessioni, perché fare gruppo è importantissimo, e secondo me c'era molta dispersione prima, l'ho sempre detto.
quando abbiamo vinto il campionato a Grosseto, quell'anno con Cucureddu, a gennaio feci 12 cessioni, e più che prendere giocatori, diedi via giocatori, perché poi fare gruppo è fondamentale. Credo che ci sarà più ordine, più facilità per l'allenatore di gestirli. Mi sembra che la strada sia intrapresa, sia quella giusta. Adesso c'è da continuare ad avere, vediamo quando alle prime partite, con le squadre dall'Ancona in su, che sono più o meno quelle allo stesso livello del Pescara, cercheremo di capire che spessore ha preso questa squadra. Insomma, che non, cioè, anche il Montevarchi domenica scorsa, tu hai vinto 4-2, però hai preso due gol del Montevarchi. Qualche dubbio ancora ti rimane, insomma. Certo. Tu avresti fatto un mercato diverso per la Viterbese, eri in procinto anche di tornare in una città dove sei stato molto bene, mi sembra di capire. Sì, ho fatto 3 anni, abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto lo scudetto, e poi dopo abbiamo fatto 2 anni playoff, quindi sì, era un'altra proprietà chiaramente. Se ne è parlato prima di Natale anche di questa possibilità qui, però qua hanno fatto una scelta diversa. Io avrei fatto un mercato diverso, sicuramente sì, perché se vedi la squadra della Carrarese, quella che ho fatto io, che adesso hanno cambiato 3 o 4 giocatori, che però fino adesso non hanno dato... Sono curioso di vederli mercoledì, perché fino adesso non hanno dato un grande... La tua Carrarese? Sì, la Carrarese è quella che ha giocato fino a un mese fa, che ha giocato, a parte anche le ultime partite, hanno giocato quasi sempre quelli che ho portato io. Una squadra molto giovane, con tanti under, che era comunque in zona playoff. Adesso vediamo con questi interventi che hanno fatto se l'hanno migliorato o l'hanno indebolita, perché poi dopo al mercato delle volte succede anche questo. Insomma, hanno dato via alcuni giocatori, fra l'altro Calai, che avevo preso ce l'avevo io a Grosseto, me lo sono portato lì, l'hanno dato al Frosinone, hanno incassato subito 200.000 euro dopo 6 mesi di utilizzo, quindi diciamo che il lavoro era stato fatto, un buon lavoro. Adesso la rivediamo all'opera mercoledì, sono curioso. Senti Vincenzo, dall'alto della tua esperienza, ecco, in casa Pescara ci si deve già proiettare a questo terzo campionato, perché c'è il giorno d'andata, il giorno di ritorno e poi ci sono i playoff, ma come ci si organizza mentalmente, anche come tipo di lavoro, come tipologia di lavoro, per arrivare a quel torneo micidiale delle playoff in buone condizioni? Ah, devi trovare la quadra, puntare il Cesena, secondo me. Hai un obiettivo, che è quello. Io lascerei perdere le altre due, perché secondo me non fino adesso non hanno perso un colpo. Però al Cesena secondo me ci si può guardare, perché chiaramente anche la posizione in classifica conta tantissimo, però conta tanto anche arrivare a quel campionato nelle migliori condizioni psicologiche e mentali. Cioè adesso ti sei liberato del peso del fatto di non essere competitivo per vincerlo, sei già liberato di questo problema psicologico, giochi libero, tranquillo, la migliore posizione in classifica devi cercare di ottenerla. Insomma, quindi punterei il Cesena e cercherei di portare la squadra al campionato, però sarà un altro campionato, sarà complicatissimo. Ecco, dato per scontato che Reggiana e Modena si contenderanno primo e secondo posto, come dicevi tu, l'obiettivo è il terzo posto. Chi vedi favorito tra Cesena, Pescara, Entella e Ancona Matelica? Ah, sì, in questo momento Cesena c'ha un vantaggio, cui sì. L'Entella è una squadra forte, però quando è il momento di fare il salto di qualità, ho visto che perde, quindi mi aspettavo sinceramente qualche cosina in più da loro. È in difficoltà, sono squadre queste qui, cioè una squadra come Pescara deve provare comunque a passare davanti a queste squadre, perché l'Ancona, fra l'altro, che ha più o meno gli stessi punti del Pescara, comunque ha fatto investimenti completamente diversi, ha lavorato molto su giovani, c'è tanti giocatori che arrivano dalla Serie D, quindi loro sono la sorpresa del campionato, hanno fatto veramente molto bene per questo. Per chiudere, quale operazione ti ha colpito oggi tra Serie B e Serie C? Non parliamo ovviamente di Serie A, non so se hai seguito tutto, però tra B e C c'è qualche operazione che non ti aspettavi? Non so, anche Galano che torna a Bari, giusto per restare in zona. Ma de là non so nulla. Quello che mi ha sorpreso è qualche operazione di Serie C, tipo Cuppone dal Cittadella, che è andato al Potenza in classifica nel girone C, un giocatore che l'anno scorso aveva fatto tanti gol. Ho visto
qualche operazione a sorpresa in effetti c'è stata, però ripeto, quelli che hanno fatto tantissimi movimenti, secondo me avranno un mese di gennaio piuttosto complicato da gestire. Dove si trovano i 3 giorni, certo. Allora, chiudiamo con una domanda di Andrea Costantini a Minuzzi, sì. E poi lo lasciamo e poi andremo avanti con i nostri ospiti. Prego, Andrea. Saluto il direttore, proprio sulle sue ex squadre, Viterbese e Carrarese. La Viterbese ha firmato Mungo in uscita dal Teramo, ma ha fatto anche un mercato importante prima della gara con il Pescara. La Carrarese, le ultime mosse, l'inserimento di Sabotic, che potrebbe debuttare proprio a Pescara, e l'uscita di Mazzarani. Come valuta questi due mercati? Ah, Sabotic è un giocatore, secondo me è più un giocatore per giocare a tre, in questo momento a tre non ci giocano, è un buon difensore nella linea 3, nella linea 4 qualche dubbio ce l'ho, quindi però ci sono altri giocatori, la squadra ha trovato un ottimo assetto a livello difensivo con Rotta e in questo momento sta facendo benissimo in quel ruolo, quindi credo che giocherà lui. Il Mazzarani invece ha avuto problemi fisici quest'estate, ha avuto il Covid piuttosto problematico e quindi è partito con grandi difficoltà, non è riuscito a dare quel quid che ci si aspettava da un giocatore della sua esperienza. In effetti è il giocatore che è stato un pochino più penalizzato, per cui sapevo che poteva andare via. Fra l'altro non so neanche dove è andato, perché credo che sia un'operazione fatta all'ultimo momento. Va bene, allora ringraziamo Vincenzo Minguzzi. Spero alla Pergolettese. Come? Alla Pergolettese, mi dice. Pergolettese. Spero di rivederti presto. Vincenzo, o in studio, o soprattutto in qualche scrivania che meriti. Grazie ancora Vincenzo per il contributo che ci hai dato. Niente, grazie, buon curato a tutti. Ciao Vincenzo Minguzzi. Allora, prima di andare in pubblicità, vi proponiamo il contributo che è arrivato da Milano, dallo Sheraton, l'intervista al procuratore di Inzita, Fabrizio Ferrari. Sentiamolo. Fabrizio Ferrari, innanzitutto grazie per la disponibilità. Sei un addetto ai lavori che ha vissuto queste ultime ore di questa parte finale di mercato, hai lavorato tanto col Pescara, nel presente, in passato, chissà magari nel futuro. Volevo chiederti qual è il tuo punto di vista sul Pescara, sull'annata, su questo mercato di gennaio, poi scendiamo nel dettaglio di Inzita, però sostanzialmente che idea ti sei fatto? Ma secondo me il Pescara sta lavorando bene, ha avuto un momento complesso, ma si stanno tirando fuori, adesso la squadra gira molto bene e quindi vediamo come prosegue la stagione, però sono assolutamente positivo rispetto a magari alle difficoltà che sono state all'inizio. Conosci molto bene le realtà di Modena e Reggiana, secondo te sono imprendibili e lotta a due, il Pescara deve puntare solamente al terzo posto? Allora, è chiaro che lo scarto è importante, ma il Pescara non può accontentarsi mai, perché è il Pescara. Il Pescara inevitabilmente deve puntare alla Serie B e credo che abbia le potenzialità di farlo. Fabrizio, così facciamo chiarezza, ma Nzita è mai stato vicino a lasciare il Pescara? Ci sono state possibilità oppure no? Ma ci sono state varie chiamate di alcuni club, ma sinceramente il presidente Sebastiani è sempre stato piuttosto duro nell'affermare che Nzita sarebbe rimasto sempre al Pescara, perché è un patrimonio della società, è un giocatore che la società pensa di poter valorizzare quest'anno e l'anno prossimo. Quindi mi aspetto che giochi di più, mi aspetto che faccia delle prestazioni importanti per dimostrare di nuovo il valore che aveva dimostrato all'inizio del campionato. Resta con piacere il ragazzo a Pescara, e se hai parlato anche con Matteassio, col presidente, che oggi erano qui, di questa situazione. Sì, ma noi parliamo spesso sia con Matteassio che con il presidente, ma il giocatore è innamorato di Pescara, quindi è ovvio che resta molto volentieri. È chiaro che vorrebbe giocare di più, ma questo fa parte della normalità di un professionista. Questo era il procuratore di Inzita, andiamo in pubblicità e poi l'ultima fase con i nostri amici collegati Paolo Torri, Riccardo Clinco, Luca Pennese e Totò De Leonardi. Sta tra poco. Notti d'oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'oro conviene. Notti d'oro, corso Umberto I 310, Montesilvano.
La storia siamo noi. La nostra storia parte da lontano. Promozioni e vittorie ci hanno sempre unito, ma anche le sconfitte, dalle quali ci siamo sempre rialzati. La storia siamo noi padri. Questa storia continuiamo a raccontarvela alla radio. Tutte le partite del Pescara in Radio Cronaca con Enrico Rocchi. Rete! Il Pescara raddoppia! Radio California, radio ufficiale Pescara Calcio. California FM. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970, Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22:20, per chiudere questa puntata inedita di Replay dedicata soprattutto al calciomercato, vorrei tornare un attimo da Andrea Costantini, aggiornamenti sul posticipo e qualche notizia sull'altra abruzzese, il Teramo, poi gli approfondimenti ci saranno domani sera con la trasmissione di Jacopo Forcella in Pro Teramo. Andrea. Sì, a Castellammare di Stabia, sempre Juve Stabia avanti 2-0 sul Foggia, ricordiamo l'autogol di Pasquale, un gol di Stoppa, entrambe le reti arrivate nel primo tempo poco dopo la mezz'ora, ora siamo quasi al quarto d'ora della ripresa. Per quanto riguarda il Teramo è stata un'ultima giornata con due uscite e nessuna entrata, un Teramo molto attivo, tanti movimenti in entrata, tanti in uscita, ma nell'ultima giornata è mancato il colpo, ci si aspettava un arrivo in attacco, è stato vicinissimo il Teramo proprio a Luigi Cuppone, di cui ha parlato prima Minguzzi. Cuppone si è accasato al Potenza, è stato un obiettivo concreto per il Teramo, specie nelle ultime ore di calciomercato, ma poi Cuppone e il suo procuratore hanno preferito la destinazione di Potenza. Si è cercato dal Potenza di riportare anche Pedro Costa Ferreira, ma anche questo tentativo è andato a vuoto. Il movimento più significativo in uscita, la cessione di Domenico Mungo, giocatore importante del centrocampo e anche con un contratto
contratto oneroso, era in scadenza al prossimo giugno, ha firmato con la Viterbese e stamani è stato ufficializzato il prestito al Messina del difensore Daniele Trasciani. Questi gli ultimi movimenti in casa Teramo, domani sera ne parleremo a Proteramo. Allora, torniamo ai nostri amici, vorrei ripartire da Luca Pennese. Luca, devo chiederti questa cosa di Ferrari, l'attaccante, perché c'è Donato Di Campli che più volte ha detto Luca Pennese adesso che dice di Ferrari, 11 gol, certo, a dir la verità in pochi pensavano a un rendimento così progressivo da parte dell'argentino nelle ultime partite, e anche tu ovviamente stai dando merito a questo attaccante. Decisamente sì, se è vicino al suo record significa che in passato non ne aveva mai fatti tanti di gol, ma d'altronde parlavano i numeri. Quando quello che dice l'ex procuratore amico mio di Lanciano non corrisponde esattamente a quello che ho detto io non ho detto che è scarso, ho detto che in carriera non aveva mai fatto. Precisiamo, l'ex procuratore di Ferrari, perché lui continua a fare ancora questo lavoro, eh. Ah sì sì sì, certo. Quindi non è che è scarso, in carriera tanti gol non aveva mai fatti. Quando tu mi hai chiesto cosa ne pensavo dell'organico a settembre allestito dal Pescara, qualcuno parlava di corazzata e ho detto di no, non era una corazzata, poi i fatti lo hanno confermato. Ma Ferrari sta facendo bene, se Ferrari fa 20 gol siamo tutti contenti, non è un target che ha raggiunto sempre nelle sue stagioni, c'è una bella differenza, no? Era tutto qui il discorso. Poi lui ogni volta che fa gol mi chiama, dovrei chiamarlo anch'io ogni volta che li sbaglia, ma ho altro a cui pensare. Io li voglio bene a Donato, e qualora, per fortuna lui ha una grande fortuna che le sue fortune sono affidate alla signora Di Campli, quindi non avrà bisogno di venire a lavorare con me. Qualora non l'oracolo ci fosse, per passare un po' di tempo può sempre venire. Allora, Totò, Paolo e Rick, di questi elementi che sono arrivati, su chi avete più fiducia? Mi riferisco, non so, a Derisio, a Pontisso, che conosciamo poco, oppure a Cernico come alternativa a Ferrari, o anche sui giovani. Ecco, vorrei partire da Totò. Su chi punti per questo girone di ritorno? Considero anche delle monache in questa lista, delle monache, Blanuta, Dursi, Rauti. Ma guarda, sicuramente sui nuovi non posso esprimere, sono giocatori che non ho mai visto, per cui, mentre magari con Derisio più o meno sapevo quali erano le caratteristiche, quindi io la mia fiducia è soprattutto sui giovani, su questi ragazzi che finalmente hanno trovato sono ritagliato uno spazio, grazie appunto all'allenatore, finalmente lo ha fatto, che potrebbero dare qualcosa in più. Ovviamente se la squadra funziona, un giovane ha moltissime probabilità in più di inserirsi nel migliore dei modi, se ha qualità, quindi dipende molto dalla squadra, da come verrà portata avanti. Io mi aspetto tantissimo, soprattutto da delle monache e anche da Diambò, perché al di là di quello che si continua a parlare, sì, è arrivato un nuovo centrocampista, eccetera, però io credo che Diambò sia un giocatore che dovrebbe entrare nel gruppo di quelli giusti, cioè quelli su cui puntare la squadra, perché Diambò può solo migliorare giocando, insomma, e dare caratteristiche. Però pensi che la coppia migliore sia Pompetti e Derisio? Sì, giocando con questo 3-4-3 sicuramente Derisio Pompetti in questo momento è la migliore, però Diambò credo che non sia non sia un ripiego, e credo che all'occorrenza lo stesso Mucciaio, che la sua parte la possa fare in quel ruolo. Certo, si parte da quei due. Io, per come la vedo io, avrei preferito una squadra, un 4-3-3 con veramente con centrocampo forte, mettendo tre centrocampisti, però voglio dire, non è che faccio l'allenatore è lui, e spero solo che lui abbia questa capacità che non ha avuto nel giro d'andata, cioè di puntare su un assetto, su una squadra, su un organico, facendo dei cambi giusti al momento giusto, all'occorrenza. Purtroppo la gestione del giro d'andata è stata, non dico deficitaria, ma veramente oscena, voglio dire, perché credo che i guai del Pescara
nascono lì, perché sì, il problema quello di aver perso tutti i confronti diretti, cioè non c'è stata la squadra che abbia avuto questa continuità. Adesso, come ha detto anche Minguzzi, certo, ha affrontato giocare alle squadre insomma di bassa portata, però insomma quello che come le sta gestendo l'allenatore in questo momento mi convince, insomma, quindi spero che vada avanti su questa strada, cercando sempre di dare sempre maggior spazio a questi giovani, che anche Blanuti io l'ho visto poco, ma migliorato rispetto a quello che ho visto la passata stagione. Quindi qui secondo me il problema sta tutto secondo me nelle mani dell'allenatore, così come, voglio dire, se vincerà sarà grande merito suo, ma se perde, ragazzi, è molto colpa sua, insomma, voglio dire. Paolo Toro, ecco, su chi punti questo girone di ritorno, su Tradursi e Rauti, chi può fare la differenza tra questi due? Guarda, io penso tutti e due, perché finora, a parte Rauti, Dursi nell'ultima partita e Rauti nelle ultime due, prima di queste occasioni diciamo hanno reso al di sotto di quello che ci si aspettava e di quello che legittimamente possono fare. Quindi io penso che siano due risorse che possono dare ancora molto, perché hanno dato poco. Rauti ha giocato anche poco, Dursi ha giocato sempre, però non è stato sempre all'altezza della fama che lo precedeva, delle caratteristiche anche statistiche, no, che si portava dietro, del peso specifico che aveva nella squadra e nel reparto in cui gioca. Quindi io penso che da loro ci possiamo attendere sicuramente dei miglioramenti che vanno a beneficio della squadra, e poi i giovani devono trovare anche solo all'inizio, come sta succedendo ora, con frazioni di partita, devono trovare spazio, delle monache, ma Veroli già l'ha trovato, insomma, anche questa apertura al mondo interno che ha mostrato, insomma, di attuare Auteri, secondo me è un fatto molto positivo. E poi un'ultima cosa, le uscite, il mercato in uscita sicuramente, come ha detto qualcuno prima di me, sarà andato a beneficio del clima psicologico della squadra, perché probabilmente, evidentemente, c'erano anche, voglio dire, no, dei giocatori che dall'atteggiamento non ottimale per cementare adeguatamente un gruppo. Ecco, questo e per l'esplosione dei giovani, ancora una volta dobbiamo fare i complimenti a Gigi Iervese, che nel suo settore giovanile sta veramente dando grande soddisfazione a questa società. Riccardo, sei più dispiaciuto della partenza di Rizzo o di Galano? È una bella domanda, guarda, ma devo dirti che io credo che Totò ha detto che l'allenatore nella prima parte di campionato ci ha capito poco. Io devo dire che secondo me una delle colpe anche di questa prima parte di campionato sia da imputare al direttore sportivo, che ha assemblato una squadra con degli anziani, quali Rizzo, Galano, gente che non aveva voglia di rimanere qua, compreso Marilungo, anche se arrivava da un infortunio Marilungo, cioè di questi giocatori che non è che non ha bisogno il Pescara, nessuna piazza ne aveva bisogno. Perché le squadre, al di là del Pescara, un altro, hanno bisogno di ragazzi giovani che hanno voglia di giocare, di correre, di mordere il freno, e di giocatori che devono arrivare. E da quando è stato fatto questo cambio di marcia, il Pescara è una squadra, a mio avviso, discretamente forte. Aggiungo, non sono d'accordo con quello che ha detto Daniele Baroni prima, che le squadre della parte sinistra sono diverse da parte destra della classifica, perché in Serie C, soprattutto in questo girone, squadre, io l'ho visto in tutte le partite, squadre veramente materasso non ne ho incontrate neanche una, compresa la Viterbese. E quindi secondo me il ciclo di vittorie fatte ha dato un segnale, a mio avviso, forte. Adesso bisogna continuare, ma sicuramente l'allontanamento di persone che erano nocive alla squadra, perché comunque le gestivi, perché loro pensavano di gestire, ma poi ci sono i mogoni, quello che non gioca, quello che vuole giocare, invece è un bel gruppo molto meno folto, quindi con meno giocatori, e tutti i giocatori che si giocano sul campo la presenza come titolare. Questo secondo me sono quelle guerre che fanno bene al mondo del calcio e non quelle che abbiamo vissuto fino a questa settimana.
Sono d'accordo con te per quanto riguarda anche le responsabilità del direttore sportivo, così come sono d'accordo con Totò che da quando è stata attuata questa linea verde sui giovani vediamo una squadra frizzante, una squadra che corre in campo e che adesso poi ti voglio dire, una squadra che fa 3 gol in Serie C, e poi è vero che secondo tempo ha tirato il remi in barca, l'avrebbe tirata qualsiasi squadra, però nel primo tempo ha dato una bella sensazione di forza, e non sono neanche d'accordo sul fatto che ha detto che gol fortuiti, non è vero. Pescara ha fatto un ottimo primo tempo, secondo me il miglior primo tempo di tutto il campionato, ha giocato bene, ha messo il risultato in tasca, e poi si è vista la partita, poi ha preso una traversa, insomma la partita è anche stata gradevole, quindi allora, credo che la strada è giusta. Chiedo a Luca e Paolo, in questo mese di febbraio 8 partite, sarà il mese che delineerà meglio la classifica? Paolo, inizio da te e poi vado da Luca. Sicuramente sì, in particolare le prime due che gioca in casa, perché a questo punto il fattore campo deve essere... Ricordiamo, mercoledì alle ore 21 contro la Carrarese, domenica alle 14:30 contro il Gubbio. E quindi non deve succedere quello che è successo all'andata, il fattore campo deve essere sfruttato al massimo. Poi ci saranno due incontri a Reggio Emilia, mi sembra, in casa con l'Entella, che ci faranno capire sicuramente ancora di più la caratura della squadra, la trasferta di Modena, le potenzialità. E poi la trasferta di Modena, certo, saranno questi, quindi dopo queste prime due ci sarà veramente un banco di prova sicuramente di livello tecnico superiore, che ci farà capire ancora di più qual è, però diciamo che al momento non possiamo essere cautamente positivi, diciamo, per quello che ha fatto nelle ultime 7 partite, sì. Insomma, anche dopo la ripresa della pausa, per cui bisogna continuare su questo piano qua, e poi quelle saranno delle verifiche che molto più importanti per capire veramente il valore e le possibilità che può avere questa squadra nel finale di campionato. Luca? Sì, sono d'accordo, decisamente sarà un mese che dirà qualcosa in più, già queste due di questi prossimi giorni. Tu su chi punti oltre a Ferrari? Io ti dico che il più forte della nidiata del Pescara e delle Monache, e io ho avuto la fortuna circa 25 anni fa di vedere un ragazzino che allora aveva 14 anni, che ha indossato la maglia della nazionale, si chiama Mauro Esposito, e delle Monache me lo ricorda molto. Ha 16 anni, ma ha una esplosività, una sterzata che in pochi hanno, e gli auguro davvero di fare una grande carriera. Grazie a Luca Pennese, a Paolo Toro, a Totò De Leonardis, a Riccardo Clinco. Abbiamo avuto in collegamento il presidente Daniele Sebastiani, Vincenzo Minguzzi, Daniele Barone. Insomma, si chiude anche questa sessione estiva. Finalmente non parleremo più di mercato, ci concentreremo sul campionato. Andrea, pronti per questo tour de force anche televisivo? Sì, no? Assolutamente sì. Intanto terzo gol della Juve Stabia sul povero Zeman, su povero contento Foggia. Luca, ma c'è una foto di Zeman col Io ora non l'ho data al nostro Maurizio, però con la coppoletta Zeman questa sera al Menti di Castellammare, però sta andando male per il suo Foggia, 3-0 sotto a metà ripresa. Chiaramente mercoledì ci saremo, inizieremo dalle 17:30 del pomeriggio per seguire la gara del Teramo a Siena, e poi andremo fino al match della Via di Cocorna. Sono un po' agitate le acque in casa Teramo tra allenatori, sono società. Un po' agitate, c'è della tensione tra il management sportivo e l'allenatore, anche dopo le ultime dichiarazioni che abbiamo raccolto ieri a Imola, anche questo mercato che forse non si è chiuso al massimo, e poi chiaramente domani ne parleremo più diffusamente. Una curiosità ancora, Enrico, su Rauti, con il gol di ieri ha fatto meglio già dello scorso anno, a Palermo 30 presenze e 4 gol, a Pescara già 5 reti, e poi su Diambo, che insomma nessuna operazione per ora sul suo conto, ma la Ternana e la Cremonese lo hanno attenzionato, se ne riparlerà in estate. Grazie a Loris Bennato alle telecamere, a Maurizio Dagui sempre per la preziosa regia. Con Replay torneremo lunedì prossimo dopo queste due gare casalinghe. Grazie per averci scelto.